Apra un po' di più. Ecco, bravo, così. Sì, è chiaro. Mi dica se le faccio male, eh? Professore, non ho buone notizie. E qui c'è un grosso lavoro da fare. Sì, è chiaro che lei ha avuto un'ottima cura dei suoi denti fino a qualche tempo fa, ma poi... poi si è lasciato proprio andare, eh? Guardi queste gengive, guardi, questi denti sono rovinati, eh? Guardi, qui la gengiva si è completamente ritirata ed è infiammata. Una gengiva così, lei lo sa, è la rovina di un dente, sì, perché non lo sostiene, non lo irrora. Il dente diventa un corpo estraneo, un parassita. E come ogni parassita è destinato a marcire e poi, tuc, a morire. Non è forse vero? Assolutamente. Non è forse vero, professore? Ma certo. Certo che lei la pensa come me, professore. Andiamo, è stato lei ad insegnarmi queste cose all'università? È una sorpresa vedere come ora stia trascurando l'igiene orale. Pensare che non faceva che ripeterci prevenire. Una costante e attenta prevenzione elimina spesso il bisogno di una cura. E anche di noi dentisti, purtroppo. E noi studenti ridevamo. Ma poi aggiungeva che quando la cura è necessaria, allora deve essere una soluzione radicale. Già, siamo assolutamente d'accordo. Vede, rammento le sue parole a memoria, la bella memoria dei tempi universitari. Scommetto che mancano anche a lei quei tempi, professore. Era tutto così diverso. Ma ora cominciamo, eh? Inizierei con il curare le carie e poi passeremo all'estrazione di questi tre molari. Va bene? Oh, su, professore, ho appena iniziato. Sto solo pulendo la superficie, è questione di un attimo. Ah, professore, la sto appena toccando. Andiamo, un po' di carattere. Ora non si direbbe, eh? Eppure sa che proprio lui ci diceva: non vi fidate mai dei pazienti che si lamentano troppo. Se noi interrompessimo il nostro lavoro ad ogni lamento non finiremmo mai. Noi siamo i dentisti e facciamo il nostro lavoro. Che i pazienti facciano il loro. O no, essere pazienti. Già, non faceva mai passare una lezione senza un motto di spirito. Professore, lei è stato il mio docente preferito, sa? Signorina, asciughi qui, per favore. Faccia come dice il dottore. Ricominciamo. Ero al secondo anno, fuori c'era un sole e in aula ascoltavamo una delle sue indimenticabili lezioni. Già, parlò della sensibilità alla sensibilità, un concetto che definiva scientifico-umanistico, vero professore? Sì, è la sensibilità del medico a capire dalle reazioni del paziente il suo punto di sopportazione del dolore. Il punto in cui fermarsi con il trapano. Cara mia, è un concetto fondamentale in odontoiatria, ma che oggi è la base per stabilire il limite della sperimentazione scientifica, del progresso. Già, la sensibilità alla sensibilità. Io la chiamerei logica del Ah! dolore. Ma insomma, ora esagera, ma non posso averle fatto così male. Anche io sono un grande dentista, ma cosa crede? E poi a momenti le buco la lingua. Signorina, mi passi un altro specchietto. Certo, si è lasciata proprio andare, eh? Sì, ho saputo di sua moglie e di sua figlia. Una dura perdita, sì. Ma ora lei è qui. Cerchi di reagire. Signorina, la siringa per la tronculare. Le ho detto di passarmi la siringa, cosa aspetta? Certo, mi Andiamo, si scusi. sbrighi e pulisca qui che c'è del sangue, non vedo bene.
Si giri leggermente verso di me. Ecco, bravo. Apra. Ecco fatto. Allora, vede quanta cura le sto prestando. Creda, è un trattamento decisamente di favore. In questo periodo abbiamo una fila interminabile. Prepari tutto, ne avremo per un po'. Sì, dottore. Lo sente il formicolio qui? Sì. Sul labbro? Sì. Bene. E allora finiamola. Gli ho iniettato un anestetico sperimentale. Dovrebbe durare a lungo. È fortunato lei. È in ottime mani. Abbiamo finito. Lo porti via.